Faccio questa breve intro, che poi non so se sarà breve o meno, comunque questa intro perché questa è la terza volta che provo a fare questo video, siccome la prima sono morto da pollo, la seconda invece sono crashato dalla partita e quindi speriamo che ora vada tutto bene. Inoltre ci tengo a precisarvi una cosa, che sto provando a usare la qualità della videocamera in 4K. Però con 30 fps. Ditemi se la preferite così, oppure in 100, sì, in 100, in 1080 pixel, però con 60 fps. Inoltre, a breve riuscirò finalmente a registrare lo schermo direttamente dalla Switch, così non avrò più problemi. E spero che ora vada tutto bene. Noi ci vediamo direttamente in partita. Ma prima vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale e tutte le altre cose che dico sempre, insomma, condividete il video e attivate la campanella. Sto per entrare in partita, devo anche sbrigarmi a fare questo video perché fra poco dovrò andare in pizzeria, quindi devo sbrigarmi e spero che tutto vada bene. Allora, appunto, dovremmo fare la solo caccia challenge, o meglio fucile da caccia challenge, dato che hanno appunto reintrodotto il fucile da caccia. Non so bene dove andare perché è un bel dilemma, però proverei ad andare magari qua, così, al pozzo traballante, giusto perché mi ispira. Non credo ci sarà troppa gente. E comunque almeno un caccia dovrei trovarlo, non come nella prima partita che non ne avevo mai trovato uno in un'intera città. Sto in questo preciso istante per atterrare e quello lì non è un fucile da caccia. Questo non è un fucile da caccia, ma apriamo sta cassa. E non ho il fucile da caccia, giustamente. Ma fatto. Ah, fucile da caccia, impressionante. Allora, c'era un tizio che stava volando prima. Ah, tra parentesi, la fiocina come sempre vale perché appunto è definita come un utilities, un po' come le granate, queste cose qua. Cioè, poi vabbè, in realtà le granate sono degli esplosivi, quindi non so se farle valere, probabilmente no. Ok, ecco la zipline. Il momento adatto per colpirlo era sulla zipline. Non lo vedo più. Ok, ah, è là. Aia. Non lo raggiungerò mai, probabilmente. A meno che sto qua non viene appunto da me. Ma non credo proprio. Però, nel caso fosse così, buon per me. Intanto mi faccio gli scellini. Aspettate un attimo. No, ok, se ne sta andando. Sta andando via, peccato. Speriamo di fare una bella partita. Se riusciamo a fare anche la vittoria reale, ancora meglio. Boh. No, comunque le granate non le uso, però la fiocina magari sì. Il fatto che ci siano squadre non è per niente una buona cosa, perché se devo colpirlo a colpi di fiocina e caccia, non ce la faccio. No, il mio flopper. Vai via, squalo, non ti voglio. Si è mangiato il mio flopper. Comunque, vi posso. Ti prego, non mi attaccare. No. Ma io sono così giovane e tenero, perché mi attacchi? Cosa ti ho fatto di male? Nulla. Sei proprio uno squalo scorbutico, sappilo. Non ti rivolgo più la parola. Non sei più mio amico. Pensavo fossimo coinquilini di città, e invece no. Ma che razza di squali d'oggi. Comunque, piccolo spoiler, fra un po', cioè qualche giorno, tipo dopo domani, uscirà un video dove appunto faremo illuminare uno squalo. E sarà molto emozionante.
Non so se farmi il medikit o cercare di pescare un altro flopper, sperando che lo squalo non me lo mangi. Devo dire che è una cosa molto buona il fatto che sono già in safe, quindi appunto sono a posto. Del resto qua c'è un potenziatore d'armi, quindi potrei magari fare materiale e farmi il caccia viola, che non è per niente male. Soprattutto quello leggendario che fa 100 a colpo. Che fortunella. Ok, siamo full ora. Se magari trovo anche un altro caccia non è per niente male, perché doppio caccia si sa che non è male. Ah, qua c'è del legno che non ho preso, perfetto. Comunque direi che continuerò con il video quando incontrerò qualcuno che diventerà più di me. E giustamente la clip quando ho ucciso un tizio non l'avete vista, giustamente. Poi anche lo squalo mi attacca, giustamente. Sì, che bello. Dai, squalo, stai calmo. Nessuno ti vuole. E dai. Sì. Simpatico, eh? Molto, molto simpatico. Grazie. Davvero. Ho anche fatto un headshot al tipo, ma tanto non si è visto. Meglio di così non può andare. Perché devo avere sempre qualche problema di registrazione? C'è uno in barca di là, ma non mi conviene fightarlo ora perché c'è la tempesta. Rischierei solo di morirci io. Che c'è un tizio qua? Ma come no? Perché non entrano i colpi col caccia? Ecco, a cuccia, bello, a cuccia. Che è meglio. Ci prendiamo anche questo fucilotto. Anzi, mi faccio gli scildini. Mi faccio lo scildone e abbiamo quattro fucili da caccia in uno, perfetto. Meglio di così, non c'è. Cioè, siamo partiti male, ma poi sono andati bene. Dai, almeno una kill l'avete vista. Sì, almeno una. Cioè, ne ho due. Ok, c'è un altro. E sembra molto aggressivo. Ma come mi ha preso? Ma cosa sto facendo? Mal devasto gli sto facendo. Mamma mia. Mamma mia, ma chi sono? E quanto mi sto gasando, cavolo. Quanto mi sto gasando. Quanto è forte il fucile da caccia. Is illegal. Ok, siamo anche full di scildini. Appostissimo, direi. Veramente appostissimo. Questo qua sembrava bello aggressivo, bello, e invece non è nulla. Perfetto. Intanto due spettatori, forse sono allibiti dal fatto, no, uno spettatore, perfetto, forse sono allibiti dal fatto che ho tre fucili da caccia nell'inventario, possibile. Vediamo se riesco a vincere questa partita, tutto che siamo rimasti in 6. A sto punto la fiocina non la prendo neanche più, perché tanto, cioè, se riesco a gestirmela con tre fucili da caccia è tutto totalmente a posto. C'è un tizio qua? Perfetto. Alla grande. Credo sia un botto. Sì, però se non riesco a beccarlo. Sì, ma. Ma perché? State. Ok. Ok. Ma come? Ok. Ah, ok. No, se non lo beccavo neanche ora ero messo male.
cioè bisogna metterlo, ero messo davvero male, sia di mira e anche a livello mentale. L'indomani non v'è certezza, perché siamo rimasti in 4. Io quasi quasi questo qua me lo prendo, perché cioè potrei utilizzarlo per provare a fare dei trick, ma tanto cioè, non serve ad altro, giusto? Andare in safe, niente di più. Quindi secondo me è un'ottima cosa da prendere. Lì c'è gente. Posso provare? Aspettate. Uno dietro. L'ho sentito, cioè, ho visto i passi. Ok, molto semplice. Credo sia un altro bot, ma vabbè. Per noi non c'è di... No, no, era un player vero, perché... Cioè, semplicemente era scarso. Ok. Ok, ricarichiamo tutto. Non so se pusharlo direttamente o cosa. Mi pusha col pompa, sono morto. Non ci credo. No. Ho molta paura. Perché mi possono arrivare entrambi. Ok, è rimasto l'ultimo. Se ce la faccio. Se ce la faccio. Se ce la faccio. Non. Mannaggia lui. No, no. Dammi la jump, ok. Ok, e white. It's my time. Ok, devo farlo, cioè, devo farcela. È la mia occasione. Posso provarci così, lancio granate, ancora altri 8 colpi. Sì, però magari non usati così. Ce la posso fare. Devo andare in safe. Cioè, e lui in realtà. Ok. Ha poca vita per forza. No, cavolo. Non ho
amatoriale. Devo salire per forza perché lui non ha materiale, quindi metto tutto. Ok, facciamo un filino. Yes! Yes! E ce la portiamo a casa così. Solo fucile a caccia challenge. Mamma mia, 7 kill, attenzione, bellissima partita. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi lasciate like. E noi ci vediamo in questa bellissima vittoria in un prossimo episodio.